Qui ci troviamo su una barena che è uno degli elementi morfologici tipici della laguna di Venezia, ma anche di altre lagune nel mondo e anche di ambienti estuarini e deltizi. Questa barena si trova di fronte all'abitato di Treporti, nella porzione nord-orientale della laguna di Venezia, ed è una delle barene che maggiormente hanno conservato i loro aspetti caratteristici da un punto di vista morfologico ed ecologico. Le barene sono delle strutture che si trovano a quote al di sopra del livello medio del mare, quindi sono generalmente emerse e vengono sommerse durante le alte maree, che a Venezia si verificano mediamente due volte al giorno, essendo la marea una marea semidiurna. Le barene hanno una quota al di sopra del livello medio del mare. Questa barena, ad esempio, ha quote che variano tra 35 e 20 centimetri al di sopra del livello medio del mare, e una loro caratteristica è quella di essere popolate da un particolare tipo di vegetazione. Si tratta della vegetazione alofila, che è una vegetazione che riesce a resistere alla sommersione da parte delle acque salate, e che appunto è una vegetazione che caratterizza i suoli di barena. In questa barena abbiamo diversi tipi di vegetazione alofila: spartina, salicornia, limonium, sarcocornia, giunco. Queste sono alcune delle specie che popolano le barene della laguna di Venezia. Per sopravvivere però queste specie devono appunto trovarsi in un ambiente che sta al di sopra del livello medio del mare. La stessa vita delle barene è legata alla loro quota rispetto al livello medio del mare, perché per sopravvivere devono mantenere questa quota. Siccome il livello medio del mare è in aumento per fenomeni legati alla fusione dei ghiacciai e all'aumento dei volumi legato all'aumento della temperatura delle acque, il livello medio del mare aumenta nel tempo, sta aumentando nel tempo. Una media degli ultimi 20 anni in questa zona è di circa 4-5 mm l'anno. Le barene, per sopravvivere, devono accrescersi verticalmente. Se non riescono ad accrescersi con lo stesso ritmo, con lo stesso passo del livello medio del mare, sono destinate progressivamente a perdere quota e quindi ad annegare. Come fanno le barene ad aumentare la loro quota? Questo è possibile perché le maree e le mareggiate trasportano sedimenti dai canali e dai bassofondali sulla superficie di barena, e questi sedimenti si depositano sulla superficie di barena, e quindi questo sedimento, che è sedimento inorganico, sabbie, argille, limi, assieme al sedimento organico, la materia organica che è direttamente prodotta dalla vegetazione, strato per strato nel tempo permettono a queste superfici di accrescersi verticalmente. Molte delle informazioni relative all'evoluzione dell'ambiente lagunare, e nello specifico relative all'evoluzione dell'ambiente di barena, come questo che possiamo osservare, arrivano anche dall'analisi dei sedimenti che sono accumulati nel tempo in questo tipo di contesto. Se effettuiamo dei carotaggi come questo, possiamo sostanzialmente leggere la storia dell'evoluzione dell'area muovendosi dall'alto verso il basso nella carota e tornando sostanzialmente indietro nel tempo. In molte delle situazioni che abbiamo analizzato, come quella che possiamo osservare qua, si possono notare una serie di variazioni, anche semplicemente nel colore dei sedimenti, ma anche in altri elementi come il contenuto di materia organica, di detrito vegetale, oppure semplici variazioni di granulometria. Queste variazioni indicano delle variazioni del contesto deposizionale.
Nel campione che stiamo esaminando, per esempio, notiamo una progressiva transizione tra due diverse tipologie di ambiente deposizionale, tra un ambiente di basso fondo, ubicato nella porzione inferiore del carotaggio, ad un ambiente di barena, che invece è quello che stiamo attualmente calpestando e che è possibile vedere in termini di sedimenti nella parte più alta della carota. Questa transizione, che è evidenziata dalla variazione anche cromatica all'interno del campione, è in realtà evidenziata anche da tutta un'altra serie di elementi, tra cui una variazione della granulometria dei sedimenti, la progressiva comparsa di ossidazioni, queste macchie color ruggine che diventano sempre via via più frequenti muovendosi dal basso verso l'alto all'interno della carota, oppure per esempio dalla comparsa di diverse tipologie di apparati radicali che diventano via via più densi, più fitti nella parte più alta della carota e testimoniano l'instaurarsi nel tempo dell'ambiente di barena che stiamo osservando attualmente.